Portiamo a Piton l'ingrediente mancante per la pozione. Se ci becca qui fuori, passeremo un brutto guaio. Penserà che siamo stati noi a rubarlo. Credo che aspetterò qui. Piton mi fa venire i brividi. Potter ha trovato il cervello di Bradipo. Si tratta del gesto di un eroe o del pentimento di un ladro? Dov'era finito, Potter? Dentro la tua testa. Portalo in classe. Lezione di pozioni, Harry. Non arrivare in ritardo. Piton è severissimo. Non aspetta altro che una scusa per sottrarre dei punti alla casa di Grifondoro. Abbiamo bisogno di gelatine tutti i gusti più uno verdi per i nostri esperimenti. Sai, quelle al sapore di caccole di mostro. Portaci le gelatine e ti riveleremo la parola d'ordine per il ritratto. Oh, cielo! Non vorrei colpirmi con una maledizione, è vero? Generalmente questo è un posto molto tranquillo, ma ci sono in giro strane cose di ogni genere. Se mi dici la parola d'ordine, posso mostrarti un luogo dove nasconderti. Ora vai e stai molto attento. Finalmente, Harry! Credo di sapere dove si trovi l'oggetto rubato dalla Gringot, ma prima dovremo seguire la lezione di pozioni. Muoviti, Harry! Non è il caso di far aspettare il professor Pito. Ora fa attenzione, Potter. Per preparare una pozione rigeneratrice, devi innanzitutto attivare il calderone. Poi dovrai premere rapidamente i tre tasti corrispondenti ai simboli indicati, finché il calderone non si sarà riempito. Se riesci a riempire il calderone, cosa di cui dubito, potrai attivarlo per preparare la pozione. Tocca a te, Potter. Niente male. Solo uno stupido avrebbe potuto aspettarsi di meglio. Potter, non ho mai visto un lavoro così patetico. Vai a prendere il barattolo di lucciole dalla stanza adiacente. Thank you.
Raymond! Riesci a vedere mio gattino? Lo sento miagolare laggiù! Grazie, Harry. Eccoti una figurina streghe e maghi famosi. Edgar Strolger. Thank you.
Wingardium Leviosa! Non pensavo che saresti tornato così presto. Dammi quelle lucciole. Adesso lasciami in pace, Potter. La tua lezione di difesa contro le arti oscure con il professor Raptor sta per iniziare. E tu sei già in ritardo. Thank you.
Benvenuto, giovane Potter, alla lezione di difesa contro le arti oscure. Sei arrivato appena in tempo. Ai vostri posti, ragazzi. Io sono il professor Raptor e questa è la lezione di difesa contro le arti oscure. Puoi iniziare tu, Harry. Oggi impareremo un incantesimo molto potente, il Verdimilius. Preparati! Bravo! Eccellente! Perfetto! Concentrazione, per favore, sarà molto difficile. Bravo! Eccellente! Perfetto! Fai attenzione a questo. Bravo! Eccellente! Perfetto! Potete entrare nella camera uno alla volta per provare a lanciare l'incantesimo Verdimilius. Adesso, Harry, vediamo come ti difendi dalle arti oscure. Per prima cosa, lancia l'incantesimo Verdimilius verso l'oscurità. Osserva il bagliore generato dal Verdimilius, che spinge indietro le tenebre illuminando la via. Segui il sentiero rapidamente. Il tuo incantesimo respinge le tenebre solo per un breve periodo di tempo. Buona fortuna, giovane mago! Verdimilius! Eccellente! 5 punti per Grifondoro. Harry, sono ore che aspetto. Ti ricordi? Silente ha detto che l'accesso alla parte superiore del castello è vietato a tutti gli studenti. Deve essere proprio lì che si trova l'oggetto rubato. Dividiamoci e cerchiamo una via per arrivare lassù. Buona fortuna, Harry! Ciao, Harry! Ho qualcosa che ti divertirà! Utilizza l'incantesimo respingente per spingere i calderoni sulle graticole accese prima dello scadere del tempo. Se uno rimane incastrato in un angolo, vieni da me! Buona fortuna! Thank you.
vero, Harry. Sei riuscito a spingere tutti i calderoni nella posizione corretta. Ecco una figurina streghe e maghi famosi come premio per il tuo impegno. Bowman Wright. Ciao Harry, ho qualcosa che ti divertirà. Utilizza l'incantesimo respingente per spingere i calderoni sulle graticole accese prima dello scadere del tempo. Se uno rimane incastrato in un angolo, vieni da me. Buona fortuna! Riuscito a spingere tutti i calderoni nella posizione corretta. Ecco una figurina streghe e maghi famosi come premio per il tuo impegno. Cassandra Wablatzky. Ciao Harry, ho qualcosa che ti divertirà. Utilizza l'incantesimo respingente per spingere i calderoni sulle graticole accese prima dello scadere del tempo. Se uno rimane incastrato in un angolo, vieni da me. Buona fortuna! Dipendo!
Flipendo! Flipendo! Riuscito a spingere tutti i calderoni nella posizione corretta. Ecco una figurina streghe e maghi famosi come premio per il tuo impegno. Godric Grifondoro. Verdimilius! Degli incantesimi di magia nera, Harry! Devo ammettere che tutto ciò è molto curioso. L'uscita del sotterraneo è bloccata da un'orribile serie di maledizioni. Magia nera! Non ho dubbi. Ci sono 4 maledizioni. Per poter aprire la porta, devi neutralizzarle tutte. Le maledizioni vere e proprie sono nascoste nel sotterraneo. Una volta individuate, utilizza il tuo incantesimo respingente per neutralizzarle.